Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme la torta di mandorle sarda. Oggi prepariamo la nostra buonissima torta di mandorle sarda. In sardo si chiama infatti trutte mazze in mendula, che veniva preparata per le grandi occasioni, soprattutto per i matrimoni. Infatti molti la chiamavano proprio la torta della sposa. È una torta che viene fatta con tante mandorle tritate, degli aromi diciamo tipici come il limone, insomma alcuni profumi che solitamente noi usiamo, noi intendo sardi, usiamo per i nostri dolci, e poi viene glassata e decorata con la ghiaccia reale. Ora vediamo gli ingredienti che ci occorrono per preparare questo dolce. Per la nostra torta ci occorreranno 4 uova, 170 g di mandorle pelate, 170 g di zucchero semolato, 50 g di fecola di patate, la scorza grattugiata di un limone, mezza fialetta di aroma di mandorla, una bustina di vanillina, 2 cucchiai di maraschino. Per la glassa ci occorreranno 50 g di zucchero, acqua a fiore d'arancio, un cucchiaio di limone, 85 g di zucchero a velo. Per la ghiaccia ci occorreranno un albume a temperatura ambiente, 2 gocce di limone, mezzo cucchiaino di miele, 60 g di zucchero a velo e delle palline di zucchero per la decorazione. Abbiamo delle mandorle pelate. Se invece non sono, diciamo, pelate, ce le abbiamo ancora con la pellicina, basterà far bollire dell'acqua, mettere le nostre mandorle in acqua bollente, 1-2 minuti al massimo, toglierle dal fuoco quando ancora sono ancora calde, non bollenti, le spegliamo, le facciamo asciugare per qualche giorno o a temperatura ambiente, oppure possiamo accendere il forno ad una temperatura bassissima, le lasciamo diciamo asciugare per un po' di tempo, fino a che non saranno ben asciutte. Ok, quindi partiamo quindi dalle nostre mandorle, le mettiamo in un tritatutto e le tritiamo. Le tritiamo a più riprese per evitare che le mandorle si surriscaldino e rilasciano i loro oli. Una volta che le mandorle saranno ben tritate, le mettiamo in una ciotola e uniamo anche la fecola di patate. Amalgamiamo il tutto. Uniamo anche la vanillina. Ok, e a questo punto questo composto lo lasciamo da parte un attimo. Adesso dividiamo gli albumi dai tuorli, quindi gli albumi li mettiamo in questa ciotolina. Mentre i tuorli li mettiamo nella ciotola di una planetaria oppure in un'altra ciotola. Andiamo a montare i nostri tuorli. Ok, adesso aggiungiamo lo zucchero. E ne lasciamo da parte un cucchiaio. Aumentiamo la velocità della nostra macchina. A questo punto, una volta che abbiamo ben montato almeno per una decina di minuti i tuorli insieme allo zucchero, uniamo anche la scorza del limone. Mi raccomando, facciamo sempre attenzione ai limoni che scegliamo. Scegliamoli se riusciamo con biologici, che abbiano ovviamente la scorza edibile. Aggiungiamo anche 2 cucchiai del nostro liquore maraschino.
andiamo di nuovo a mixare. Mettiamo anche metà fiala di essenza di mandorla. Spegniamo un attimino la planetaria. Togliamo un attimino la frusta. E con una marisa andiamo a verificare se è stato appunto ben montato il composto. Ok, io direi che ci siamo. Uniamo quindi a questo composto in modo delicato le mandorle tritate che avevamo tritato prima insieme alla fecola e alla vanillina. Allora, messo da parte il composto con le mandorle, pensiamo adesso a montare gli albumi. Ok, abbiamo montato a neve l'albume, possiamo unirlo al nostro composto. Lo uniamo delicatamente, prima con un cucchiaio, anche due. E misceliamo per ammorbidire appunto l'impasto. Ho finito di incorporare l'albume, posso mettere il composto della mia torta direttamente in uno stampo imburrato e infarinato. Io sto usando uno stampo da 22 cm, ma si può usare anche uno stampo da 20 volendo. Ora inforniamo la torta, forno già caldo, temperatura 160-170 gradi, modalità statica per 50-60 minuti. Facciamo prova a stecchino non prima di 40 minuti, mi raccomando non aprite il forno. Dopo la cottura lasciamo la porta del forno semiaperta per una decina di minuti e poi possiamo togliere dal forno. Una volta cotta ho tolto la torta dal forno e l'ho lasciata freddare e riposare per ben 12 ore. Una volta trascorso questo tempo ho tolto lo strato superiore per rendere più liscia la torta per poi dopo glassarla. Ok, quindi adesso siamo pronti a glassarla, andiamo ai fornelli. Allora, ho messo in un pentolino non troppo grande lo zucchero. Adesso mettiamo dell'acqua giusto a coprire leggermente lo zucchero. E aggiungiamo anche un cucchiaio di acqua a fiore d'arancio. Adesso accendiamo il fuoco e facciamo sciogliere per bene lo zucchero e formiamo proprio uno sciroppo. Facciamo sciogliere lo zucchero, formiamo quindi uno sciroppo e per controllare se è pronto prendiamo lo sciroppo fra due dita e vediamo se fa il filo, allora è pronto, oppure se abbiamo un termometro, mettiamo il termometro e facciamo arrivare a una temperatura di circa 108 gradi. Ok, ho tolto dal fuoco quindi lo sciroppo, lo abbiamo lasciato leggermente raffreddare. Ora ho messo parte dello zucchero a velo in una ciotola, mettiamo a filo un po' di sciroppo e mescoliamo in questo modo, sciogliendo i grumi che eventualmente si formano. Quindi ho finito di aggiungere anche l'altro zucchero a velo.
Se vediamo che è troppo densa la glassa, possiamo aggiungere eventualmente o un pochino di acqua a fior d'arancia oppure un pochino d'acqua, mi raccomando. Ho posizionato la torta su questa griglia rialzata e poi ho messo un foglio di carta da forno sotto, in modo tale che se dovesse colare la glassa colerà sulla carta, insomma. Ok, ora andiamo a glassare proprio la torta. E ci aiutiamo con una spatola. Abbiamo glassato tutta la torta, si deve intravedere soltanto il fondo della nostra torta. Ora lo trasferiamo nel piatto dove poi dovremo servire la torta e lasciamo asciugare la glassa. Allora, la glassa si è praticamente tutta solidificata, quindi adesso possiamo fare la ghiaccia. La mettiamo un attimo da parte. Procediamo nel dividere quindi l'albume dal tuorlo, mettiamo l'albume in questa ciotola. Mettiamo qualche goccia di limone. E andiamo a montare. Aggiungiamo piano piano lo zucchero bello setacciato. Solo all'ultimo mettiamo mezzo cucchiaino di miele. La ghiaccia è pronta. Dunque, io ho queste mini sac à poche che ho trovato, che si trovano tranquillamente in commercio. Sono piccoline, sono già, vedete, con il beccuccio. È molto molto piccolino e quindi non ci resta che mettere la ghiaccia direttamente qui dentro. Ho trasferito la ghiaccia direttamente qui, ho fatto una prova, vedete, in un piattino per vedere come veniva e adesso cominciamo con il decoro. Io solitamente comincio dall'esterno, quindi dai bordi. Il decoro è a vostro piacimento. Magari insomma guardate altre torte come sono fatte, se vi piacciono, e quindi magari prendete spunto da altre torte, perché veramente in giro ci sono delle artiste, delle persone che veramente fanno dei capolavori. Ora io mi cimenterò nel decoro, spero di fare insomma una cosa carina, però certamente sarà una cosa ben lontana da certe signore che fanno veramente delle cose meravigliose. Ok, adesso facciamo il decoro e iniziamo con dei piccoli puntini. Ho finito di decorare la mia torta. Sono felicissima di aver fatto questa ricetta della nostra tradizione sarda. Ho fatto del mio meglio, quindi spero che vi piaccia. Oggi non posso fare la prova assaggio perché devo fare asciugare la ghiaccia, quindi mi raccomando, anche voi se la fate a casa, fatela asciugare almeno tutta una notte. Quindi se vi è piaciuta questa bellissima ricetta sarda, fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticate il mio sito che è www.lericettedifranci74.com e mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!